Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video oggi siamo qui ritornati con l'inizio di una nuova avventura. Ebbene sì, quasi a distanza di un anno dalla sua uscita, oggi finalmente siamo qui con il walkthrough di Grand Theft Auto 3 The Definitive Edition. Abbiamo fatto San Andreas, abbiamo fatto Vice City, rimaneva solo Grand Theft Auto 3 e quindi oggi daremo spazio anche a codesto titolo. Io tra l'altro non vedo l'ora di andarlo a rigiocare perché l'ho giocato solamente una volta l'ho portato a termine al 100%. Quindi si può dire che non ricordo nulla della storia, non ricordo nulla di nulla. L'unica cosa che conosco è la mappa, perché giocavo a Liberty City Stories davvero tanto e la mappa è praticamente uguale. Ma quindi sì, io come sempre, prima di cominciare, vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale, per farmi capire che volete questa serie, che volete che continui. Ed inoltre vi invito anche ad iscrivervi al canale per non perdervi i futuri episodi. Fatelo, perché più del 60% di voi guarda i miei video senza iscriversi al canale, quindi rimediate subito. Ed inoltre commentate qui sotto facendomi sapere se avete già completato Grand Theft Auto 3 e iniziamo una nuova partita. Signori, la intro leggendaria, Liberty City Bank. Infamata di Catalina. Il tradimento. Criminale ferito dalla fidanzata complice. Rapinatore giudicato colpevole con verdetto unanime. Tra l'altro quella parte di mappa lì non esiste, è solo creata appositamente per fare la scenetta iniziale. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind, la bombetta, che è enorme tra l'altro, isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, get lost. Ed eccolo qui, il nostro mitico Claude. Guardalo, si libera dalle manette e fugge. The bridge is down. Signori, ed è così che inizia la nostra avventura su Grand Theft Auto 3. Give me liberty. Sì, ovviamente, guido io, si figuri. Mamma mia, signori, mamma mia. Allora, devo dire che avendolo giocato davvero poco questo gioco, perché ai tempi lo comprai su PS2, ricordo, ma ero davvero piccolissimo, avevo tipo 9 anni, 8-9 anni, e non riuscivo a capire che per andare avanti dovessi fare le missioni. Poi sono arrivato ad una missione che non riuscivo a completare e di conseguenza, ciao, l'ho cacciato. Lo diedi dentro per pigliare Vice City, poi con Vice City imparai a giocare meglio. Vai, cambiamoci i vestiti. Quando non stai svolgendo una missione puoi salvare la partita qui. Meno male che adesso c'è l'autosave, perché che rottura di se no io. Ok, conosco un tipo e nel giro Luigi. Andiamo da Luigi, signori. Signor Luigi, eccoci. Oddio, ho già schiacciato uno, ho fatto i casini. Questo è il club Luigi's, le ragazze di Luigi.
Parte una missione ancora prima di finire l'altra. Un po' particolare. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Appedate, la piglia la porta per parlare con Luigi lui. Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. Vai tranquillo. Keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Guarda come si nasconde, come un verme si nasconde. Ma avete rotto lì, ma io chiedo suonare, basta, se può cortesemente. Cioè non è che si scansano, no, loro ma io boh, ma veramente, ma sono stupidi sono. L'intelligenza artificiale, gliel'hanno messa nel... Io lui gliel'hanno messa, ve lo dico io. Ciao Misty, un frutto Misty, grazie, vieni qua. Allora, dov'è che vado? La riporto da Luigi e yes, riportiamo Misty da Luigi. Regà, quello col camioncino, vi giuro, è proprio la persona più torbida di tutto il gioco, dai. Cioè, non fanno altro che suonare, ma guarda te, vabbè, sì, ma... Uno ha tirato giù un palo, l'altro ha tirato sotto quello, l'altro si è messo di traverso, vabbè. Ma che ve lo dico a fare? È GTA The Trilogy, tra l'altro, quindi... Missione compiuta, 1500 dollaroni. E la nostra prima missione è stata portata a compimento. Direi di affrontare immediatamente la... prossima. Niente spank per le ragazze. Luigi said to give you this, so here, take it. Grazie. Dammi. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ok, va bene. Andiamo a proteggere le ragazze di Luigi da questo maledetto infame usher di salame. Allora, dov'è che va? A Portland, vabbè. Oh no, mamma mia, mi ricordo qua che c'è la mafia maledetta. E c'è che mi ricordo, infami assassini. La mafia è un gran problema in sto gioco, perché è arrivato a un certo punto della storia. Vabbè, non facciamo troppi spoiler. Che devo fare? Ah già, lo devo ammazzare. Che domande. Lui mi attacca già a prescindere, perché sa che sono un suo nemico, no? Oh, colpiscilo. Buono. Prendi la sua macchina, falla riverniciare. Perché di preciso? Qual è lo scopo di recuperare la sua macchina per farla riverniciare? Cosa cambia? È ormai morto. No, noi lo ammazziamo e poi gli facciamo vedere che gli riverniciamo la macchina. Così il suo adorato rosso non esisterà più. Vi posso dire che mi mettono in confusione sti deficienti qua che guidano? C'è troppo traffico e guidano un po' alla cazzo dei cane, sinceramente. Allora, pain spray raggiunto. Il costo è di 1000 dollari. Ne ho guadagnati 1500, ne ho spento 1000. Ma mi sembra giusto così, no? Parcheggia la macchina nel rifugio di Luigi. Ok, signor Luigi, come vuole lei. Comunque, stavo dicendo, la mafia è arrivata ad un certo punto, ce l'ha con noi, perché boh, gli girano lì in olio. E il problema è che hanno dei fucili tipo overpower, non puoi più passare da lì. Se passi da lì con due colpi di fucile ti disintegrano. Allora, l'auto l'ho lasciata da Luigi. Signori, 4000 mi ha dato, mamma mia. Credo che GTA 3 sia il GTA con i pagamenti più alti di tutta la storia di GTA. Sono arrivato in città, vabbè, arrivato in città. Ho iniziato la mia carriera criminale letteralmente da tipo 10 minuti e ho già fatto 5000 dollari. Aspetta, ma guadagno soldi per ogni cosa che distruggo? Ma che? Raga, ho fatto un incidente e mi ha dato dei soldi, ma non è che... Fammi fa... Ma sì, ma faccio l'incidente e mi danno soldi. Ma che sta? Perché di preciso? Scusami. Boh, se incidento le altre auto guadagno soldi. Vabbè, porta in giro Misty per me. Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later. How you doing, kid? Todo bien. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Va bene, va bene. Ci tiene troppo a sta Misty lui, eh. Piglio pure il taxi, dato che il mio lavoro è fare il tassista. Porco diavola. Vabbè, ma se mi freni davanti, amico mio. Misty? Se non mi sbaglio, qui tra l'altro c'era una signora macchina, ma non la vedo, quindi... Sono il clacson. Eccola lì.
Che arriva? O non arriva? Arriva, arriva. Salve, il tassametro parte da ora. Dove vuole essere accompagnata? Era ora che trovasse un autista fermo. Vabbè. Porta Misty da Joy. Ve l'ho detto, raga, io sono il tassista, eh. Tassista privato qua. Prendi Misty, porta Misty. Posso tagliare qua? E chi si è visto, dai, sì. Dimmi che ha aperto, per favore. Oh, là, mamma mia, che taglio. Ah, mo mi ricordo chi è Joy. È quel meccanico. Quel meccanico un po' particolare. I'll be with you in a minute, Spark Plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Yes, sir. È proprio quello che cerco, il lavoro per me. Eh già, $1000 per fare il tassista. Bene, allora, Joey mi aspetta. Andiamo di nuovo da Joey a sto punto. Non posso andare da Joey? Oh. L'ultima scena di Mike Labra. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Farelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Male. Bisogna insegnarglielo. St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Fuochi d'artificio, eh? Bello! 6 minuti per fare i fuochi d'artificio. Pigliamo la macchinina, di nuovo il nostro taxi. Avete rotto in oglio. Per due, cioè, ma veramente. Qui è vietato lasciare l'auto in mezzo alla strada. Cioè, sì, ok, l'auto in mezzo alla strada non si lascia. Però, voglio dire, porca vacca, almeno schivatela. E poi il fatto è che il gioco me la fa lasciare in mezzo alla strada, perché là è il puntino e lì la devo lasciare, mica la posso spostare. Cioè, quindi è colpa del gioco. Allora, sali su. Comunque devo dire che GTA 3 con questo look rinnovato merita davvero tanto. Tra l'altro l'hanno sistemato un bel po' rispetto al Day One, eh. Ricordo che al Day One c'erano tantissimi bug. Non tanto bug gravi della serie che il gioco non partisse o robe del genere, ma questo qui. Cioè, raga, ma vedete com'è che è fuso il gioco? Cioè, lui ha fatto il sorpasso, praticamente, invadendo l'altra... Che roba è? L'altra carreggiata contromano, vabbè. È allucinante. Comunque sì, non c'erano molti bug gravi, ma bug visivi più che altro. Tipo la nebbiolina, non c'era. L'hanno sistemato, il che è veramente wow. Cioè, nel senso, meno male che l'hanno sistemato. È giusto che sia così. Secondo me necessita ancora di alcune migliorie, robe del genere. Potrebbero fare un altro piccolo aggiornamento, chissà se lo faranno. Ma comunque il gioco ad oggi è stragiocabile, va. È anche godibile. Ah, devo riparare la macchina perché giustamente, da bravo idiota, ho preso il cancello, vabbè. E in tutto ciò sono già volati 3 minuti. Salve signor Pain Spray, sono di nuovo io. Ma io ora come faccio a uscire da lì che sono messo di traverso? Cioè, sbatto per forza, sbatto. Anzi, vabbè, non mi ha contato il danno perché ci sono andato piano. Però, dai, evoliamo che mancano 3 minuti, eh. Voglio arrivare là prima di 2 minuti e 30. Ovvio che ci arrivo, voglio. Ecco, vedi che bug dovrebbero sistemare. Tipo, sti cavolo, meno male che non si è rotta. Dovrebbero sistemare ste cagatine per la quale le auto spawnano così dal nulla. Attiva la bomba e vai via, ok? Bomba innescata, prendo la mia auto. Di nuovo, arrivederci, è stato un piacere. Ciao St. Mark Bistro. Quanto scoppia? Ah, deve pigliarla forse il tipo. Appena la piglia ci sale solo, mette in moto. Bam! Proprio robe un po' particolari. Health till you explode. Non ci credo, pure la battutina, guarda. Bene, abbiamo una stella di ricercato, $10,000 ce li siamo messi in tasca. Io direi di affrontare un'altra missione, sì dai, magari altre due. Alla fine qui su GTA 3, come vedete, le missioni durano abbastanza poco, quindi possiamo farne molte, ma molte di più rispetto che a San Andreas, che a GTA 5 o che a Vice City. Andiamo di nuovo da Luigi, armi pronte all'azione. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. Ci vado a pensare subito. Subito, piglio l'arma, ammazziamo tutti. Non si scherza con le ragazze di Luigi. Lo so come funziona la Monation, è vero che non ho bisogno del tutorial io, eh.
Quasi quasi riparerei il mio taxi, dato che è l'auto ufficiale probabilmente di questa serie. Ripariamolo, almeno non dobbiamo cambiarlo. Allora, signor taxi, andiamo all'ammunition. Ecco, esattamente, qua c'è il tunnellone che mi ci porta. Guns! Allora, che arma compro? Ah, Luigi, sì. Me l'ha lasciato qui dietro, Luigi, il ferro. Ok, eccolo. Già pagata da Luigi. 33 colpi, direi che me bastano. Anzi, 33 più 12. Recuperiamo il nostro taxi. E devo sparare a quel tipo? Devo sparare all'auto mentre si muove. Questa è una roba abbastanza complessa per i comandi di Grand Theft Auto 3. Infatti non so manco come diavolo si spara dall'auto io. Come si spara? Boh, si sta infilando. Ah, scherzavo. Posso sapere come si spara? Boh, raga, vi giuro, non capisco come si spara. Io lo tampono di brutto. Ciao, amico mio. Oh, oh. Hasta la vista. Bene. $4,000. Tutti per noi. E quella macchinina lì. Mi dispiace per il mio taxi, quello si è suicidato. La pistola è disponibile da Ammunition. Mamma mia. Questa macchina ovviamente la conservo per me. Toh, buttala qua. C'è ancora il mio taxi? Eccolo là. Io direi di andare a fare un'altra missione per conto di Luigi. Un'ultima missione per questo episodio. Vediamo cosa ha da dirci il nostro caro Luigi. Sicuramente di nuovo qualche ragazza che sta da qualche parte. Dobbiamo andarla a pia. Quello è il lavoro. Va. Festa degli sbirri. Addirittura. Che poi ormai non esce più Luigi, c'è qua... Ah no, eccolo, eccolo, importante allora. Ok, va bene, sarà fatto. Se ci sono meno di 4 ragazze alla festa... Ok, mi servirebbe un mezzo importante. So cosa fare? So cosa fare. So cosa fare, mi dovete dare il tempo di farlo. Teoricamente il tempo dovrebbe bastarmi, credo. Spero. Qui, se non ricordo male, esatto, ci stanno i bus. Se mo io piglio i bus e mi carico tutti su, dico giusto? Sto sbagliando o sto dicendo bene? Sul bus me le carico tutte. Dai, ma l'allarme? Ma veramente? Ma smettila. Ma fai il serio, caro bus. Peccato che piova. Questo è un gran problemino. La pioggia mi crea pattinamento. Guarda che non gira. Porca la vacca. Ehi, ragazzo di Luigi, vieni da me. No, lei sta ferma, mi deve far far manovra. Sali. Ok, buono, una ce l'abbiamo. Allora, aspetta, devo venire qua. Allora a sto punto faccio tutto il giro al contrario. Quanto tempo sto perdendo, regà. Non so se è stata poi così una buona idea prendere l'autobus. Soprattutto se l'autobus ha il peso specifico di una piuma. Devo muovermi come non mai, praticamente. Devo correre come se non ci fosse un domani. Sali, signor, se sbrighi. Che ce n'è un po' da prendere, eh. Dovrei farcela proprio a pelo, tecnicamente, se non incontro disguidi tipo questi. Stai qua? Vieni, sali. Veloce. Troppo lento sto coso qua. Qua ne abbiamo un'altra. Si sbrighi. Meno male che salgono anche se vado in retromarcia. Cioè, raga, ma vi rendete conto che un umano blocca l'autobus? Capite qual è il problema? Ma questa che ci fa qua? Ma chi è che si mette qua? Ma io boh, ma veramente. Ma chi sono questi scappati di casa? Ma ti sembra luogo dove cercare clienti? Forse ce la faccio. Ma proprio forse. Non ci credo, sta sul ponte. Non ci credo, sei incastrato. Dai, muoviti. Che perdita di tempo. Muoviti. 55 secondi per pigliare altre due. Forse ce la faccio, ma proprio devo correre tantissimo. E c'è gente in mezzo. C'è un traffico de schifo. Ma guardate che roba. Cioè, ma questi mi possono fare l'incidente e mi ostruiscono la strada? No, regà, non ce la faccio. Questa qui me la schippo. Piglio l'altra che è proprio davanti al punto. F in chat per una. Ma neanche quella me sa che riesco a pigliare, sai? È già tanto se riesco ad arrivare. Già po. Dai! Dai! Non ci credo. L'autobus non è stata una buona strategy. Perché è inutile più che altro. Si pianta, non gira sto schifo. Provo col taxi, vabbè. Oh, è più veloce se non altro. Più veloce non si incastra. Una, due, tre. Nakamose, consegna. Dai, veloce. Ma dai, centete.
Ok, quante che ne rimangono? Portarle tutte non è mica facile, perché comunque, raga, sono sparsi in tutta la mappa qua sti maledetti. Poi mi piove pure, non so per quale dannato motivo. Mi auguro che non sia la Liberty City della pioggia, Io quella più lontana, dai, me la tolgo di mezzo almeno. Se ci arrivo, ovviamente, perché mai dire mai. Salve, salga! Il giro, ovviamente. Forse ce la facciamo a portarle tutte, sapete? Cioè, abbiamo ancora 2 minuti. Quella dell'autobus sembrava essere una strategia vincente, ma troppo gommoso da guidare. Non frena, non curva. Non lo so. Qua invece il taxi si districa meglio in mezzo al traffico. Guarda che roba. Devi fare ovviamente più viaggi, questo sì. Però almeno ti permette di essere più rapido. E questo ovviamente ti fa vincere, eh? Cioè, io adesso ho 1 minuto e 15. Vuoi che non ce la faccio? Te, 55 secondi. Il tempo è approssimativamente quello comunque. Alla fine ne avevamo lasciate dietro 2. I tempi sono approssimativamente quelli. Però, dai, no. Non ti ribaltare ora, meno male, dai. Ok, le abbiamo portate tutte, 8. Quindi, signori, quella si è infilata dentro gli scalini di granito e poi direttamente. Vabbè, cose un po' particolari. $4,000 più il bonus di 2,000. Non so perché, forse perché le ho portate tutte. Direi davvero niente male. Quindi io direi che per questo primo episodio del walkthrough di Grand Theft Auto 3 The Definitive Edition possa essere tutto. Oggi abbiamo fatto i tassisti in buona sostanza, salvo una piccola explosion. Quindi io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale e per farmi capire che volete altri video di questa serie. Iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti, commentate, condividete. Se avete voglia seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella raga!